Per decenni, la straordinaria crescita economica cinese è sembrata inarrestabile. Sembrava fosse solo questione di tempo prima che diventasse la prima economia mondiale, superando anche gli Stati Uniti. Ma dopo il 2021 si sente sempre più spesso parlare di crisi della Cina, soprattutto a causa di una crisi del mercato immobiliare che sta causando un pericoloso effetto a catena. Qualcuno dice che si sta per ripetere quello che è successo negli Stati Uniti nel 2008, la crisi dei mutui subprime. Ma speculazioni a parte, cosa sta succedendo davvero in Cina? Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo della crisi immobiliare cinese. Può sembrare un argomento di nicchia, un argomento che interessa esclusivamente gli addetti ai lavori, ma i suoi effetti potrebbero coinvolgerci davvero tutti. Una delle prime cose da fare per capire bene la situazione è guardare ai suoi protagonisti. Primo tra tutti, il governo cinese. Il governo cinese ha una grande influenza nell'economia del paese. Al contrario di altre forme di governo più liberali, quello cinese controlla praticamente tutto. Questo, se da una parte può rassicurare alcuni investitori, dall'altra rende il mercato più rigido e meno elastico nell'adattamento ai comportamenti degli operatori. In Cina la maggior parte delle società più importanti sono a controllo pubblico. Basta guardare all'indice China Fortune 500, che raggruppa le 500 più grandi società cinesi per revenues, per ricavi. Il 71% delle società presenti nella lista sono a controllo statale. Ed anche le società private, pur essendo indipendenti, devono comunque seguire regole molto rigide, oltre che obbedire sempre alla lettera alle direttive del governo. Per vedere che cosa succede a chi non lo fa, basta vedere com'è finita la storia di Jack Ma, fondatore del colosso di e-commerce Alibaba, che dopo aver criticato il governo cinese è praticamente sparito dai radar. Ad oggi ancora non è sicuro cosa sia capitato, ma si è presentato in pubblico pochissime volte e molti analisti ritengono responsabile di questo ritiro dalle scene proprio il governo cinese. Ora, allarghiamo l'orizzonte e guardiamo all'intera economia cinese. Tra le società private più importanti in Cina troviamo sicuramente quelle del settore immobiliare. In generale, il mercato immobiliare è uno dei settori dove girano più capitali. Per esempio, in Italia questo mercato vale circa il 20% del PIL, una fetta abbastanza importante. Bene, in Cina questo settore vale circa il 30% del PIL, ha un peso ancora maggiore rispetto all'Italia. Ma non è sempre stato così. La Cina negli ultimi anni, infatti, ha visto una crescita esplosiva che è stata spinta proprio da questo settore, dall'immobiliare e dalle esportazioni, soprattutto in ambito tech. Facciamo un passo indietro. No, aspetta, così è troppo indietro, andiamo un po' più avanti. A partire dagli anni 80, ma in particolare dagli anni 90, la Cina ha avviato una serie di manovre di apertura economica. Le hanno permesso di aumentare a dismisura il commercio e le esportazioni, e quindi le entrate fiscali. Ne abbiamo parlato più approfonditamente in questo video. Questo ha fatto sì che la Cina intraprendesse un percorso di crescita mai visto prima, a livello proprio di numeri. Guardando al dato sulla produzione, il PIL cinese è passato da circa 360 miliardi di dollari nel 1990 a quasi 18.000 miliardi nel 2022. 18.000 miliardi. Stiamo parlando di un aumento del 4.988%, quasi 50 volte. Nello stesso periodo l'Italia è passata da poco più di 1.000 miliardi di dollari a poco più di 2.000 miliardi di dollari, che corrisponde a un aumento di un timido 79%. Questi numeri ci servono per capire la portata del boom cinese. Ripeto, più 4.988% in 30 anni. Durante questo periodo di forte crescita economica, la popolazione si è spinta sempre più verso i centri urbani, lasciando le campagne che offrivano stipendi da fame con cui si poteva a malapena sopravvivere. Si parla di circa 400 milioni di famiglie migrate verso le grandi città nel giro di una ventina d'anni. Per capirci, lo stesso fenomeno è avvenuto anche in Occidente. La stessa transizione, ovviamente in proporzione rispetto alla popolazione, ha impiegato ben 90 anni per avvenire in Europa e 60 anni negli Stati Uniti, contro i 20 anni della Cina. Il fenomeno è simile al nostro. In Cina le grandi città erano piene di fabbriche in continua espansione e quindi sempre in cerca di lavoro, e quindi di lavoratori. Così, con sempre più persone nelle città, aumentò di molto anche la domanda di case. Per far fronte a questo fenomeno, il governo ha avviato una serie di politiche. Politiche che prevedevano grossi incentivi per la costruzione di nuovi edifici residenziali. Per non rallentare lo sviluppo, bisognava mettere in piedi abitazioni per milioni di persone. E bisognava farlo in fretta. Ma nessuno poteva immaginare che tutto ciò, in futuro, avrebbe portato al crollo di una delle società più grandi del panorama economico cinese, Evergrande.
L'obiettivo del governo era semplicemente garantire un tetto sulla testa ai nuovi abitanti delle città, per evitare di creare situazioni di degrado e sovraffollamento. Per questo ha cercato di velocizzare il più possibile la costruzione di nuove abitazioni. Quindi, come dicevamo, il governo iniziò a concedere una serie di agevolazioni e incentivi per l'edilizia. Ma in cosa consistevano in pratica? Per esempio, i governi concedevano terreni a prezzi stracciati, oppure investivano soldi pubblici in nuove infrastrutture per valorizzare le nuove zone residenziali. In generale, in questo periodo il governo fece affluire nel settore edilizio una gran quantità di finanziamenti. In realtà, come Evergrande, ne trassero molti benefici. In altre parole, per svariati anni le imprese edilizie hanno ricevuto una pioggia di yuan per costruire case il più velocemente possibile. Questo meccanismo ovviamente ha permesso alle aziende immobiliari di vivere un periodo d'oro. Nel corso del XXI secolo è arrivato a rappresentare circa un terzo di tutta l'economia cinese. È stato il settore che forse più di tutti ha trascinato il boom cinese di quegli anni. Ed è in questo contesto di enorme crescita che si inserisce Evergrande. Evergrande, o Evergrande come diciamo in Italia, nasce nel 1996 a Shenzhen, proprio nel pieno del periodo in cui i cittadini si stavano spostando in massa dalle campagne alle città. Non c'era mai stato periodo migliore per fondare una società immobiliare. Giravano miliardi di yuan e avevi il pieno appoggio del governo. In un contesto simile, Evergrande cresce a ritmi spaventosi, diventando presto uno dei maggiori player di mercato a livello nazionale. A tutto questo si aggiunge il fatto che gli investitori cinesi iniziano a vedere nel mattone un investimento più che redditizio. Ed in effetti i prezzi delle case hanno continuato a crescere per circa 20 anni. Tra il 2001 e il 2017, per esempio, a Shanghai il prezzo delle case è aumentato quasi del 700%. Se avessimo comprato una casa a Shanghai nel 2001 per, diciamo, $50,000, ipoteticamente, il valore della casa nel 2017 sarebbe diventato $350,000. Quindi avresti potuto rivenderla 7 volte il prezzo a cui l'hai comprata. Un bel investimento, direi. Certo, poi bisogna vedere l'inflazione, ma questo è un altro discorso. Così, sempre più persone hanno iniziato a comprare case solo a scopo di investimento, per tenerle qualche anno e rivenderle quando il prezzo sarebbe salito. Tra questi troviamo grandi investitori che per diversificare i loro investimenti sceglievano anche di mettere i soldi nell'immobiliare. Ma anche persone normali che investivano i loro risparmi in una casa. Capite che in questo caso un eventuale crollo del mercato può anche arrivare a bruciare in poco tempo i risparmi di una vita delle persone comuni. Insomma, stiamo parlando davvero di un bel rischio. Ma fino al 2017-2018 nessuno in Cina pensava fosse possibile che il mercato immobiliare crollasse. Era visto come un investimento sicuro ed anche il governo non si preoccupava troppo. Un po' come il mercato immobiliare statunitense prima della crisi dei mutui subprime. Facciamo un passo indietro. In quell'occasione sappiamo che cosa è successo. Detta semplice, la gente ha smesso di pagare i mutui perché i tassi si erano alzati troppo e non riuscivano più a pagare le rate. O addirittura gli era stato permesso di prendere mutui che non si potevano permettere in partenza. Da questo punto si era innescato un effetto domino che, come risultato finale, ha fatto sì che il mercato implodesse. I debitori non potevano pagare i mutui, le garanzie dei mutui non bastavano a ripagare i debiti, i derivati che traevano valore da questo sistema lo persero, così come le banche che li detenevano. La situazione in Cina ovviamente non è la stessa, ma qualcosa di simile c'è. Un altro elemento che ha aggravato la situazione poi riguarda l'accesso al credito. E anche qui troviamo lo zampino del governo cinese. In quegli anni era veramente facile sia per i privati che per i costruttori prendere in prestito soldi per comprare casa. Il governo agevolava questo tipo di indebitamenti imponendo alle banche di applicare tassi più bassi della media e criteri di credito minori, cioè non servivano particolari garanzie. Questo ha fatto sì che la domanda per nuove abitazioni aumentasse ancora di più. I costruttori, da parte loro, vincevano su tutti i fronti. Da un lato prendevano soldi in prestito dalle banche a tassi agevolati e dall'altro sfruttavano una domanda crescente di nuove case. Maggiore è la domanda, più il prezzo si può alzare. Ed è proprio in questo modo che Evergrande è riuscita a crescere così tanto. Prendeva soldi in prestito dalle banche a tassi agevolati e a condizioni super favorevoli. Usava questi soldi per comprare terreni che poi metteva in garanzia per avere altri prestiti agevolati e acquistare altri terreni. Su questi appezzamenti di terra ovviamente iniziava a costruire alla velocità della luce. Palazzi, palazzine, centri commerciali e quant'altro. Per capire quanti soldi giravano nell'ambiente, anche per Evergrande, guardiamo al 2008. Nel 2008 il governo ha emanato un pacchetto di stimoli per il settore dal valore di 435 miliardi di dollari. Non c'è dato sapere quanti miliardi siano spettati ad Evergrande, ma calcolando che era una delle più grandi, se non la più grande società immobiliare cinese, di quei 435 miliardi una buona fetta sarà sicuramente entrata nelle sue casse. Quindi, di soldi ne giravano molti. Forse troppi. Nel 2009 Evergrande arriva anche a quotarsi alla borsa di Hong Kong, riuscendo a raccogliere 722 milioni di dollari.
Dopo la quotazione decide di diversificare un po' i suoi investimenti puntando anche su altri settori come per esempio la salute, il turismo e anche il calcio, dove ha comprato la squadra di Guangzhou, squadra del campionato cinese. Diventata famosa anche in Italia nel 2012 perché la squadra ingaggiò Marcello Lippi, con il quale vincerà anche la Champions League asiatica. Ed il grande nel frattempo continua la sua espansione in altri settori. In particolare acquisisce un marchio di acqua minerale e ingaggia Jackie Chan come brand ambassador. Questo ci piaceva perché Jackie Chan sta sempre simpatico. Anche se a quanto pare ogni società di cui Jackie Chan era brand ambassador poi è fallita, quindi non so se sia stata una scelta fantastica. Dal 2004 al 2020 il fatturato totale di Evergrande è aumentato, riuscendo a toccare picchi del 44% annuo di crescita. Tutto sembrava andare liscio come l'olio e anche dall'estero tutti guardavano con grande ammirazione la crescita dell'economia cinese, ovviamente investendo. Alcuni sono arrivati a prevedere che avrebbe superato anche l'economia statunitense, diventando la più grande al mondo. Il problema è che ad un certo punto questo sistema è andato del tutto fuori controllo. A volte in economia capita che il prezzo di qualcosa aumenti quasi solo perché in tanti credono che aumenterà. Succede così che in tanti ci investono pensando di ottenere un profitto. Il prezzo poi magari aumenta davvero, così sempre più persone vorranno investire. In realtà però l'aumento della domanda che spinge il prezzo dipende solo o soprattutto dagli investitori. Alla fine, quando in troppi vorranno incassare, ci si accorgerà che era tutta una bolla. Che l'aumento di prezzo era dato solo dal fatto che in tanti compravano quel prodotto nella speranza di rivenderlo a di più in futuro. Ma inevitabilmente alla fine, quando quelli che vogliono incassare saranno più dei nuovi investitori, il prezzo inizierà a scendere. Se è una bolla, più cresce, più farà danni nel momento in cui scoppierà. Perché a scoppiare, la bolla scoppia sempre, lasciando cadere nel vuoto chi non si è coperto dal rischio, oppure chi si è esposto troppo. Vista la crescita vertiginosa dei prezzi, in teoria era prevedibile che prima o poi la pacchia sarebbe finita. O quantomeno era prevedibile che l'aumento dei prezzi sarebbe rallentato in modo importante. I costruttori cinesi invece si sono fatti prendere troppo la mano e non hanno fatto niente per proteggersi. Tra questi ovviamente troviamo in prima linea Evergrande. Siamo nel 2017, ci sono i primi segnali che fanno pensare che il periodo d'oro immobiliare stia volgendo al termine. La domanda di nuove abitazioni sta iniziando a scendere. In un primo momento un colosso come Evergrande non se ne preoccupa minimamente. Come abbiamo visto ha diversificato i suoi investimenti e nonostante i debiti inizino a pesare, continua a costruire. Tutte case che poi rimarranno vuote. A un certo punto però le cose si complicano. Gli investimenti negli altri settori non vanno bene quanto sperato, facendo aumentare il peso del debito. E soprattutto la domanda di nuove case scende a picco. Sembra che i cittadini cinesi abbiano smesso di investire i soldi nelle case. Ed in effetti era proprio così. La situazione si era fatta preoccupante, c'erano molte più case in costruzione rispetto a quante sarebbero state comprate. Ma loro, invece di rallentare, hanno continuato a costruire, ancora e ancora. L'effetto è stato che in Cina si sono create delle città fantasma, con palazzi disabitati, strade vuote e centri commerciali deserti. Secondo alcune stime si parla di circa 80-90 milioni di case disabitate, più di una casa per ogni residente italiano. Per Evergrande sembra giunta la fine. La sua ultima speranza è un salvataggio da parte del governo. Abbiamo sottolineato spesso durante questo video quanto il governo cinese sia attivo all'interno dell'ambiente economico del paese. Quindi arrivati a questo punto ci si sarebbe aspettati un bel bailout, un salvataggio da parte del governo, all'americana. E nel 2020 in effetti il governo interviene, ma non salva nessuno. Anzi, presenta la Three Red Lines Policy, le tre linee rosse da non superare. Una lista di tre parametri che le società devono rispettare per poter accedere ai prestiti. Il primo è che le passività non possono superare il 70% delle voci in attivo. Se prendi soldi in prestito per costruire i palazzi, i tuoi debiti non possono superare il 70% del valore dei tuoi investimenti. Il secondo è che il debito netto non deve essere superiore al 100% del patrimonio netto. Quindi debiti che non puoi pagare immediatamente con la cassa o vendendo asset non possono superare il capitale dell'azienda e i soldi che hai messo da parte per queste evenienze. Insomma, non devi avere leve finanziarie alte. Il terzo
che le riserve monetarie devono essere almeno il 100% del debito a breve termine. Vuol dire che hai abbastanza soldi in cassa per non mancare le prossime scadenze. Sintetizzando, hanno vietato di chiedere altri prestiti se si ha già un debito più alto di tutto il proprio patrimonio. Tutte misure per contenere le passività della società, i debiti, e per assicurarsi che abbiano sempre i soldi in cassa per poter ripagare i debiti che stanno per scadere. Ricordano un po' ciò che abbiamo fatto noi in Occidente, come gli obblighi che le banche devono seguire rispettando gli accordi di Basilea. Gli accordi di Basilea hanno cercato di salvaguardare il capitale delle banche e quindi la resistenza di tutto il sistema. Ma mentre quelli di Basilea sono stati fatti un po' come prevenzione, un po' in conseguenza alle crisi, in Cina il danno era già bello che fatto. C'erano cantieri fermi ovunque. Il mercato immobiliare, spina dorsale dell'economia cinese, è pieno di società che fanno fatica a pagare i loro debiti, soprattutto Evergrande. Le passività di Evergrande, infatti, nel 2020 ammontavano a circa 300 miliardi di dollari ed erano ben superiori alle attività. E quindi, non rientrando nei parametri del governo, non poteva più accedere al credito. Così, non riuscendo più a vendere appartamenti e a prendere prestiti dalle banche, la società si era paralizzata. Era davvero un bel problema. Una società enorme, indebitata non fino al collo, ma fino a sopra il collo, quotata con cantieri fermi in giro per la Cina, investimenti e debiti all'estero, veniva lasciata a se stessa così, senza nessuna pietà. Con il tempo iniziano a scadere le obbligazioni. Bisogna pagare i propri creditori. Tanti creditori. Le casse di Evergrande piano piano si svuotano, i soldi per pagare i debiti finiscono e la società è costretta a dichiarare default. Ecco, nel momento in cui stiamo girando, Evergrande è in una fase di ristrutturazione del suo debito, che ammonta ancora a circa 300 miliardi di dollari. Vuol dire che sta cambiando gli accordi. E se non dovesse farcela, si può davvero parlare di un rischio di crisi come quello del 2008? È difficile da dire. Certo che se l'economia cinese inizia a rallentare, sia dal lato della produzione che dal lato della domanda, inizieremo ad avere anche noi dei problemi. Non sarebbe affatto una crisi solo della Cina. Il paese, infatti, è ormai un attore fondamentale nel commercio mondiale e nelle catene di produzione delle grandi aziende. Pensate ad esempio che solo l'Italia esporta 18 miliardi di dollari in merce verso la Cina, di cui 4 miliardi in macchinari e 1,5 miliardi in prodotti farmaceutici. Non bisogna dimenticare poi che la Cina è arrivata a svolgere un ruolo chiave nella produzione di componenti e attrezzature necessarie in moltissimi settori. Vi faccio un esempio. Parliamo dell'automotive degli Stati Uniti. Nel 2018 il 13,1% delle componenti usate per le auto erano importati dalla Cina. A causa delle sanzioni e dei dazi applicati dagli Stati Uniti alla Cina, questa quota è diminuita al 10,3%. Già questo è bastato a far salire i prezzi medi delle auto degli Stati Uniti da $35,000 a $37,000. E questo è solo uno dei tanti possibili esempi. Se quindi la produzione industriale cinese dovesse calare in modo importante, i prezzi di moltissimi prodotti industriali finirebbero per schizzare in alto. O non riusciremo a vendere. Pensate soltanto al lusso che vendiamo dall'Italia alla Cina. Insomma, il punto è che se va in crisi un'economia grande come la Cina, tendenzialmente va in crisi tutto il mondo. Intanto, le previsioni sulla crescita della Cina per il 2030 sono diminuite da un più 3,5% a un magro più 1,6%. Ma se e quando la Cina potrà fallire, lo lascio a voi. Sbizzarritevi pure nei commenti, che io per oggi mi fermo qui. Ma noi, se volete, ci incontreremo a Palazzo Mezzanotte il 9 ottobre allo Starting Finance Investment Meeting. Ma per oggi, come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!